passo per passo scrivendone molti passaggi, senza aver prima letto quella vigente, non per supponenza, ma perché non volevo farne semplicemente una riscrittura più aggiornata, ma farne una nuova. Del resto poi le parti che ancora buone le abbiamo conservate, riprese e aggiornate. E Paletti ha detto la realtà è più avanti della legge, meno male, perché sennò vorrebbe dire che siamo fermi. È per questo che la legge non può spaccare il capello in quattro, né fotografare realtà in modo troppo definito. Deve dare criteri e norme generali. È l'unico modo per cui una legge può durare. Poi ci sono i regolamenti, le specificazioni tecniche, cioè tutto ciò che serve in modo più agile e quindi più aggiornabile a definire i particolari. Questa legge ha questa ambizione, cioè quella di fissare norme generali che tutelino gli interessi principali in campo, fissando regole buone per tutti. E questo è lo spirito con cui è stata scritta la norma anche sulle case per vacanze.